Benvenuti e bentrovati in diretta televisiva dai nostri studi per la cerimonia di premiazione dell'Agropoli International Film Festival, manifestazione cinematografica della città di Agropoli. Saluto subito il direttore artistico del festival, Gianni Petrizzo. Bentrovato Gianni. Buonasera Raffaella, buonasera ai nostri telespettatori che ci seguono da tutto il mondo. Un saluto anche al delegato alla cultura della città di Agropoli, Francesco Crispino, che è collegato online con noi. Ben trovato. Buonasera a tutti voi. Grazie. Avremo modo poi di far intervenire Francesco Crispino per un saluto a coloro insomma che ci stanno seguendo. Bene, come sapete stasera giunge a conclusione, come dicevo in apertura, la manifestazione cinematografica che è partita, come sapete, giovedì scorso 4 febbraio con la proiezione in TV e online di lungometraggi, a seguire invece venerdì 5 febbraio dei documentari e questa mattina fino a qualche ora fa, per la verità, di cortometraggi, trailer, videoclip e film sperimentali. 48 opere filmiche in totale scelte tra circa 200 arrivate da tutto il mondo che sono state selezionate da una giuria di esperti di cinema internazionali. Stasera dunque conosceremo i vincitori delle varie categorie ai quali verrà assegnato il Delfino d'Oro che poi è il simbolo della città di Agropoli. Ma veniamo al collegamento con la nostra interprete e collaboratrice Agnese Mandetta. Ben trovata. Buonasera a tutti, grazie mille per questa splendida opportunità. È bellissimo fare cultura insieme a voi. Grazie, buonasera a tutti. Agnese, ovviamente tu sei già pronta con i primi vincitori che sono collegati con noi. Sì. Bene, allora. Li vogliamo vedere un attimo? Raffaella, chiedo scusa alla regia, vediamo se ci sono i nostri ospiti internazionali collegati. Eccoli là. Good evening, everybody. Hello. Ben trovati. Bene, poi avremo modo di conoscerli uno per uno. Prego, Raffaella. Bene, allora, ci siamo, partiamo dunque con le premiazioni e dunque categoria short films. Vediamo il primo film premiato. Es tu nueva dieta, ¿no? Son vitaminas. Ya. Yeah. Se te ve tan desnutrido. ¡Ey, máquina! Genial lo del sábado. Sí, tío. Si no estuviera harta de verte el careto, te pediría un autógrafo. Oye, ¿sabes si ha llegado Vicente? Me estaba por ahí. Mira en el almacén. Se habrá escondido a fumar. Firmé mi conformidad. Eres menor de edad, no van a engañarnos con eso. Pero soy yo el que quiere correr. Y hacerlo, no, es decisión mía. Nada de eso, tienes 17 años. No tienes derecho. Escucha, levanta la cabeza. Mi hijo va con la cabeza alta. Mi hijo se enfrenta a los problemas. Déjame correr. No. No quiero dejarte. Daniel Silva. Don Alfredo López Gallardo. Un fuerte aplauso para nuestro corredor. Deja que me acerque. Dile que vuelva a casa. Bene, complimenti al film The Road of Success dalla Spagna, diretto da Fernando García. Ed ora vediamo il premio assegnato. Come
Complimenti ancora a Fernando Garcia che vince il miglior soggetto della sezione short. Fernando, te lo aspettavi questo premio? Fernando, te esperabas este premio? Siempre está la posibilidad de que te lo den, pero lo normal es que la selección te sea un premio. Conseguir que el corto se vea ya es un premio. Además, tener una distinción, pues, bueno, mejora mucho la circunstancia. No, muchas gracias, ¿eh? Es un corto bastante modesto, o sea que cualquier reconocimiento es un éxito para el equipo. Y más bien el Festival Internacional. Mejor argumento, ¿eh? Es el mejor argumento. Es realmente muy interesante como tema. Como tema es muy interesante. Y está muy bien rodado, de todas maneras, ¿eh? No creas que se le ve modesto, se le ve bien hecho. Y no, felicidades. Pero sí, pusimos todo el interés que pusimos. Pues muchas gracias por hacerlo. Gracias a vosotros por ser tan buenos espectadores. Ok. Finalmente faccio i complimenti a Fernando e lo invitiamo poi magari quando il Covid lo permetterà di ritirare il premio, il Delfino d'Oro, direttamente qui ad Agropoli, magari per la prossima edizione prevista a ottobre. Agnese, ci puoi tradurre quello che ha detto Fernando? Certamente, così facciamo capire anche ai nostri telespettatori, grazie. Certamente. E dunque Fernando è rimasto molto sorpreso e molto ha gradito moltissimo il premio, ha detto che ha realizzato il film in maniera molto modesta, io invece gli ho detto che si vede bene, si vede che l'argomento è molto interessante ed è per questo che lo abbiamo premiato, perché nonostante insomma sia partito in maniera modesta ha fatto degli sforzi e si vedono, sono evidenti, e l'interesse io credo che susciterà un bel interesse, perché è un bel tema questo, e lui è stato molto grato per aver ricevuto questo riconoscimento e quindi ci ringrazia calorosamente. Grazie Agnese, grazie ancora a Fernando Garcia per la sua partecipazione e per la sua vittoria a questo premio. Continuiamo con i filmati, in linea alla regia. You seem upset, Leo. I want to talk to you. You're jealous. I just don't want to look ridiculous. You don't happen to have fallen in love with me again by any chance, have you? Ed è il film Stroke of Midnight dalla Svezia, ma vediamo cosa vince. E dunque complimenti ad Eric Norman, il protagonista del film Stroke of Midnight, che vince come miglior attore. Complimenti Eric. Congratulations Eric, you're been awarded for best actor, as you can see. Mille grazie. Good. I know another word in Italian, and that is spumante. Salute! L'unica altra. Cin cin. So this was really humbling and gratifying, and not the least, what to say, when it comes from one of the cradles of the film, which is Italy. Okay. So thank you very much. Agnese.
So, Eric è molto emozionato, ha brindato alla sua vittoria con dello spumante italiano e quindi ci ha detto grazie in italiano e poi ha detto conosco solo un'altra parola in italiano che è spumante e quindi ha brindato con dello spumante italiano per ringraziarci per questo onore. È rimasto contentissimo. Lo aspettiamo ad Agropoli naturalmente. Come to Agropoli one day. I will. I have to. Ok. Dice di voler venire al più presto. Bene, lo aspettiamo allora, Raffaella, vero? Assolutamente sì, grazie Agnese e grazie anche a Eric. Proseguiamo con i filmati, linea alla regia per il terzo filmato. Je veux juste vous raconter une histoire, une toute petite histoire. Au moment où cette histoire commence, l'homme dont je vais vous parler n'existe plus. Peut-être qu'il n'est pas encore né. Peut-être que vous le croisez tous les jours. Il faut se protéger. L'autre est à l'affût. Tout est fait pour qu'on se sente solidaire. On ne s'est jamais senti aussi seul. Est-ce que comprendre implique d'aimer? Je ne pense pas. Mais ça permet de ne plus avoir peur, même du ridicule. Et voici notre gagnant du jour. Aidez-moi! Je vous en supplie! Ed è il film Last Call del regista Matthew Bellerjohn dalla Francia. Ma vediamo cosa vince. E il premio è miglior attrice straniera che va a Jennifer West, che tra l'altro è con noi, collegata. Ben trovata. Congratulations. Congratulations. Thank Jennifer. You very much. It's really a crazy story that we have with Matthew and this movie. It's my first time in a movie. And we've got a crazy life with this project. And it's really a real pleasure to get this prize. Thank you very much. It's been our pleasure. Agnese. It was really a pleasure to work Dunque, with you. Dunque, Jennifer ci sta ringraziando, ci spiega che è la prima volta che ha interpretato un film e che sono stati dei mesi abbastanza pazzi per girare il film stesso con Mathieu, però si è divertita tantissimo ed è molto molto onorata di aver ricevuto questa menzione, in quanto appunto lei è un'attrice novella, quindi è contentissima. Bene, grazie a Jennifer, aspettiamo anche lei in Italia, precisamente nel nostro Cilento e quindi ad Agropoli. Insieme a Mathieu che è collegato. Assolutamente sì. Magari... Mathieu, puoi aggiungere qualche parola anche tu per questo premio? Yes, I just wanted to add that Jennifer it was not her first time acting. It was her first time in front of the camera, but she was a puppeteer, so she was used to have a voice and act. It was just not her physically who was doing it, but I knew she could do it, so I'm very proud. Ok. Dunque Mathieu ci ha spiegato che Jennifer ha avuto una previa carriera come burattinaia, quindi aveva già la sua voce, era già capace di fare da attrice anche se non era visibile davanti alla camera e quindi lui era sicuro che lei sarebbe stata in grado di poter interpretare questo ruolo davanti alle telecamere. È molto orgoglioso. Complimenti ad entrambi e li aspettiamo qui ad Agropoli. Grazie. Thank you. Perfetto, allora
Adesso, prima di andare in pubblicità, vorrei che intervenisse il delegato alla cultura del comune di Agropoli, Francesco Crispino, per un saluto a chi ci sta seguendo in diretta televisiva per la prima edizione dell'Agropoli International Film Festival, una manifestazione cinematografica. Allora, io rinnovo i saluti dell'amministrazione comunale di Agropoli, del sindaco Adamo Coppola, che compatibilmente ai suoi impegni che sono stridenti in queste ore interverrà più tardi. Devo complimentarmi con Gianni Petrizzo, che è già ideatore del Castellabate Film Festival, per aver ideato questa rassegna nella nostra città. È uno strumento sicuramente utile per promuovere il territorio, per promuovere Agropoli, per promuovere la nostra cultura. Agropoli ha un'antica tradizione nel campo del cinema, infatti in varie vesti si sono cimentate in questa nobile arte, e compito di un'amministrazione comunale deve essere sicuramente quella di supportare gli sforzi. E colgo un'attenzione particolare da parte vostra al mondo dei giovani. E a loro è rivolto l'invito ad avvicinarsi sempre di più al mondo del cinema, e quindi il vostro festival può essere lo strumento giusto per dare un respiro veramente internazionale alla nostra città in un momento particolare, di particolare bisogno. Ovviamente il saluto si estende a tutti coloro che hanno partecipato al festival, ai vostri ospiti stasera e tutti quegli altri, tanti altri immagino che non riusciranno a collegarsi dati i tempi con questo intermezzo nel vostro palinsesto, e ovviamente estendo anche a nome, come già avete fatto voi, a nome dell'amministrazione comunale, a venire ad Agropoli a visitarci, saranno sicuramente dei graditissimi ospiti. Infatti sono 200 le opere, Franco, che sono arrivate qui da noi, tantissime davvero, però mi piacerebbe che Agnese traducesse un attimino ai nostri ospiti che sono ancora collegati quello che tu hai detto, perché credo sia importante. This councilman from the town hall of Agropoli is very happy for what has been created by Gianni and his wife, Raffaella. They are the masterminds behind the Castellabate Film Festival and then the Agropoli International Film Festival. So it's thanks to them that we are, you know, trying to reach out and do more for our Cilento, which is our region. And we are so very happy to have interacted with you all. And we are very satisfied and very, very proud of the reaching that this festival has had so far. And the councilman would like to invite you personally to visit the town of Agropoli. You will be very appreciated guests. So. Grazie Agnese per la traduzione. Grazie. In breve. Bene, grazie anche al delegato alla cultura della città di Agropoli, Francesco Crispino. Noi andiamo velocemente in pubblicità per collegarci con gli altri ospiti, insomma, che ci attendono, e poi ci rivedremo sempre per collegarci con gli artisti internazionali e per sapere quali sono i premi assegnati. A tra poco.
Ben ritrovati con le premiazioni dell'Agropoli International Film Festival per la sezione short film e andiamo a vedere se ci sono i nostri ospiti collegati. Good evening. Ben trovati. Buonasera a tutti. Bene, allora linea alla regia e facciamo vedere subito il filmato. Так, Регет, скидай. Лента, блин. Когда мордила это? Это аутро, это фитя. La tattina è dolce, la tattina è... No, scavolo un po', io non ho tre classi, è con il ritmo più. Qua è proprio buono la fetta lì. Frazia vachmade, da se vieni a suave e nino. Ert fatli o strauker? No, tak. Það veistu ég eiginlega nenni því ekki. Complimenti al film Run, diretto da Fjolnir Baldrossan, dall'Islanda. Ma vediamo cosa vince questo film. Miglior fotografia per il film Run. Congratulations! Congratulations! Is Paltrow Paltrow. The photographer. Thanks for this. It is Paltrow Paltrow. He was the photographer and the colorist in that movie. Okay. Fjolnir ci ringrazia e ci ha dato il nome del fotografo, però è abbastanza impronunciabile, perdonatemi. Chiedo scusa anche per la pronuncia, perché sicuramente non vale. Lo ha detto due volte, ma non... Can you repeat the name of the photographer, please, Fjolnir? Yes, it is Walter Holmgersson. Ok, Walter. Perdonatemi, però l'islandese ancora non ci sono arrivata. Yeah, a little bit crazy names. So, but thank you very much for this. Yes, very good. Very nice. Okay. Gianni e Raffaella, è molto contento il nostro Fjolnir e quindi molto grato per la menzione. Yes. Grazie a Fjolnir e grazie anche a te Agnese per la tua disponibilità. Dicevo, mi scuserai magari anche con i nostri ospiti per la pronuncia, se ho magari pronunciato male il loro nome. Non ci preoccupiamo, non ci formalizziamo, loro lo sanno che anche l'italiano è difficile, quindi apprezzano qualsiasi sforzo. Vero ragazzi? Allora, noi li ringraziamo e continuiamo con i filmati della categoria Short Films. Beautiful. Isn't it? This is your world, planet Earth. Hmm.
You're pregnant. Wandering around the countryside seems foolish. I was hunting. What? To cultivate paradise. You poison us. Ed è il film Deus Ozius, diretto da Matt Brady, dall'Inghilterra. Ma vediamo che cosa vince. E allora, miglior regia per il film Deus Ozius. Congratulations. Great. Thank you very much. It's very kind of you. Had a very good crew and an excellent cast, and you're only as good as the people around you. So thank you very much. Ringrazia per la menzione e ha detto che ha avuto una splendida crew che lo ha aiutato molto a realizzare il suo filmato e quindi è molto contento per la menzione ricevuta come miglior regia. Bene, allora non ci resta che invitarlo qui in Italia, precisamente ad Agropoli, per magari venire a girare un film proprio qui. Matt, whenever you want, you are invited to come to Agropoli and here in the Cilento region. And if you wanna, you know, shoot a film here, we are very happy. Excellent. Will you pay me? Are you paying for it? Brilliant. Thank you. We will pay you in pasta. I guess. That's better. The most stable currency at the moment. Pasta and prosecco. Pasta and wine, yes. Pasta and prosecco. È vero, Luigi, una bella idea questa. Come no. Ok. Bene, allora, cosa ha detto Agnese nello specifico? Abbiamo invitato Matt a venire in Italia, soprattutto in Cilento, a girare un bel film e lui ha detto sì, se ci pagate veniamo subito e noi abbiamo detto vi paghiamo con pasta e prosecco. Bene, prenderemo in considerazione questa sua proposta, visto che ci sono tantissime aziende qui nel Cilento. Ha detto che andava benissimo così, quindi... Vero Luigi? Sì, certo, se ognuno di noi potesse avere come ricompensa pasta e prosecco, che cosa vuoi di più della vita? Infatti. Grazie Agnese, continuiamo con la proiezione dei filmati, in linea alla regia. Settore interno. Tutto ok. Bene. Controllo settore nord. Tutto tranquillo. Vai a liberare lui! Coraggio, piccolo mio, prendi la spada! Vieni da me, Stefano! Prendi la spada! Prendi la spada! Vieni da me!
Prendi la spada! Prendi la spada! Prendi la spada! Tu devi uscire! Coraggio, piccolo mio! Prendi la spada! Vieni da me, Stefano! Vieni da me! Prendi la spada! Prendi la spada! Prendi la spada! Prendi la spada! Prendi la spada. Ed è il film La spada di gomma di Luigi Russo dall'Italia. Ma vediamo che cosa vince. Congratulazioni! Complimenti, Luigi! Bravo! Miglior film per La spada di gomma. Allora, Luigi, te l'aspettavi questo premio? No, non me l'aspettavo. Grazie, grazie a Gianni, grazie a Agnese, grazie a te, grazie a tutto lo staff, l'organizzazione dell'Agropoli International Film Fest. Sono molto felice, questo premio lo condivido con la produzione della Good Mood di Nicola Canonico, che è anche il nostro agente segreto 081, protagonista di questo corto, e a tutto lo staff, Stella Egitto, Kim Cherubini, Antonio Friello, Giorgio Marchesi, Nicola appunto già nominato, tutto lo staff tecnico, grazie, grazie a tutti voi. E grazie a loro che mi hanno permesso di realizzare questo piccolo cortometraggio che ci sta dando grandi soddisfazioni. Luigi, guarda che l'invito è rivolto anche a te di venire qui ad Agropoli e di girare magari anche un filmato qui. Più facile, perché siamo abbastanza vicini. Io sono napoletano, Agropoli, conosco Agropoli, quindi sarà un enorme piacere venire da voi. E anche solo per mangiarci un piatto di pasta, come ha detto Agnese. Un bicchiere di prosecco, ovviamente. Va benissimo, volentieri. Bene, grazie Luigi. Sì. Proseguiamo con i filmati, in linea alla regia. Per il bene dell'Italia. E quando parlo dell'Italia parlo dei nostri cari, dei nostri genitori. Andando a spasso incontrarono una volpe che venendo passo passo leggeccava il suo giornale. Molti miei amici sono già volati in cielo ed ora io sono molto stanco e solo. All'interno della regione sono questi gli spostamenti. Soltanto aggiungiamo anche la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti. Nonno, nonno! Bella nonno, voi aspettate tanto tempo, il nonno. Dove siete grandi? Ho deciso di vivere. Nazione, vittoria, vittoria.
Vediamo adesso il premio assegnato. Miglior attore italiano per il film Io resto a casa, diretto da Enrico Giuliano, un film made in Cilento, precisamente di Agropoli. Ben trovato, Mimì. Mimì, complimenti. Buonasera, ciao, una bella. Complimenti, Mimissimi. Un'interpretazione straordinaria. Che emozione, grazie, Mimì, vederti. Neanche io ci credo, Gianni, non ci credo neanche io. Sono commosso, te dico, vuol dire la verità. Sei Ciao. Felice? Sei felice di questo premio? Meritatissimo, direi. Felicissimo, felicissimo. È un premio più grosso che ho avuto nella mia carriera, nella mia vita. Io ti ringrazio sempre, a te e soprattutto a Cilento Channel. Grazie a Raffaella. Te, Mimì, ma quanti anni sono che fai cinema? Sono, noi abbiamo fatto la festa, non lo so, noi abbiamo fatto 34 anni che ho fatto il presidente dell'Associcinema di Agropoli. Da 34 anni che sono io presidente dell'Associcinema. E abbiamo fatto tantissimi filmati, documentari, registrazione, manifestazione, un sacco di cose. Secondo me parliamo di migliaia, non di centinaia. Ti auguriamo di continuare sempre così a realizzare i tuoi lavori in compagnia insomma di tutto il tuo staff e speriamo che il prossimo anno potrai concorrere nuovamente con un nuovo filmato. Grazie ancora, Mimì. Senti, volevo dire che, scusa un secondo, vorrei dire che questo premio io lo voglio condividere con tutti quanti, gli attori, con il regista soprattutto, ma la signora Anna Santosgro, che ha partecipato come vedova, ha fatto una parte bellissima. Grazie anche a lei. Va bene, Mimì, grazie ancora per aver partecipato e complimenti per il premio meritatissimo che hai ricevuto. Grazie, grazie Raffaella, grazie. Grazie. Ben ritrovati in diretta per le premiazioni dell'Agropoli International Film Festival. Continuiamo con le premiazioni, appunto, e questa volta la categoria videoclip, ma prima vorrei dare il benvenuto ai nuovi ospiti che si sono collegati con noi. Vediamo se ci sono. Eccoli qua. Bentrovati. Good evening. Welcome. Grazie. Bene, allora, linea alla regia per il filmato. Tell you that I grew up with Red Omen, and boy was he a neat kid.
We had all sorts of really cool things to play with, like a plutonium spaceship lunchbox and a bathtub full of Lego. And I didn't believe you when somebody said that he fled with Jimi Hendrix to a UFO type base camp up on Machu Picchu. Up on Machu Picchu. I said, excuse me, it's not my fault. He's playing the crime so he can't get caught. I said, excuse me, I must confess. Well, give me two words. Well, in my defense, laughing mad. Well, I'm laughing mad. Abbiamo visto il videoclip Ed Roman Red Omen diretto da Michael Stover dal Canada, ma andiamo a vedere il premio assegnato dalla giuria internazionale. Miglior film, congratulazioni, Ed Roman Red Omen, diretto da Michael Stover, come dicevo dal Canada. Ben trovato e congratulazioni. Grazie, grazie, fantastico, primo. Good thank evening, you so much. Michael. I need to say thank you to the interpreter as well, Agnes. And it's a wonderful accolade and award. I'm so honored and blessed. Because it's a big part of my mission to bring about awareness for dyslexia. So having it received by such a prestigious film festival such as Agropoli is wonderful. I'm absolutely elated. And people and fans around the world that follow the process are thanking you as well. It's been a wonderful journey. I have to thank a few people, if it's okay. First of all, Michael Jack, who's my producer and engineer, who helped make the track possible, and musicians that are on that track, Chris Taggart and Anthony Cook. Also, my manager, Michael Stover, who helped make this possible. The animator in New York City, Nelson Diaz, who helped bring my vision to life, as well as Sue Hall, the president of the Dyslexic Society here in Canada, for believing in my vision and helping this video become a vanguard and a mission behind what dyslexia is. And it's just fantastic, and all the fans and people around the world that have been supporting it. I can't thank you enough. Okay, Josh. let me translate that, okay? Ragazzi, vi traduco brevemente quello che ci ha detto Ed, che praticamente è l'ideatore del video e della voce dietro la canzone del video. Contentissimo di questo premio, di questa menzione, ed è molto contento soprattutto perché Ed è un ambasciatore per le persone affette da dislessia, tutti i tipi di dislessia che purtroppo credo diventerà nella nostra era tecnologica un male sempre più diffuso e sempre più riconosciuto, quindi troveremo sicuramente dei rimedi che forse prima non era tanto facile trovare, adesso li troveremo, anche grazie ad Ed che è l'ambasciatore per questa sezione, diciamo, della popolazione che ha tanto bisogno di sostegno, quindi noi ringraziamo Ed per la sua intelligenza ed ironia e per il gioco di parole fra Red Omen e Dead Roman. Complimenti Ed, davvero complimenti, una bella iniziativa. Bene, grazie Agnese. Continuiamo con la categoria trailer e linea alla regia per il filmato. Thank you.
Tango X diretto da Alex Guarino dall'Italia, ma andiamo a vedere quale premio è stato assegnato. Miglior film per la categoria trailer va a Tango X, diretto da Alex Guarino. Alex, ben trovata, che piacere rivederti, come stai? Bene, grazie, voi. Complimenti, Alex. Grazie di questo premio. Per me Tango X è il lavoro di cui sono più fiera finora, perché ho messo tutta me stessa, cioè ho fatto dalla musica all'editing, che è stato molto difficile. Ed è stato difficile anche fare il trailer, perché è un film pieno di sorprese, colpi di scena, misteri, e quindi ho cercato di fare un trailer in cui non si capisse niente di quello che poi succederà nel film. E quindi magari nel prossimo festival scriverò anche il film. Però ecco, è stato divertente fare il trailer lasciando una sensazione di mistero che però non facesse intuire assolutamente cosa sarebbe accaduto. Grazie. Non avevo mai pensato di portare in concorso il trailer, l'avevo fatto così, giusto per, come presentazione, eccetera, però è stato divertente vincere un premio per il trailer. Grazie mille. Grazie a te, Alex, per aver partecipato, e speriamo di poterci rivedere presto qui ad Agropoli e poter realizzare la seconda edizione dell'Agropoli International Film Festival in presenza con tutte le persone che hanno partecipato a questa prima edizione. Ce lo auguriamo. Sicuramente la prossima sarà in presenza. Bene. Grazie ad Alex e grazie anche a Ed. Noi andiamo ancora una volta in pubblicità per dare il tempo ai nostri ospiti internazionali di collegarsi, perché poi andremo a vedere la categoria documentari. Ben ritrovati in diretta televisiva per le premiazioni dell'Agropoli International Film Festival. Saluto subito gli ospiti che sono in collegamento e il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola. Ben trovato, sindaco. Buonasera, un caro saluto a tutti. Ciao Raffaella, ciao Gianni. Buonasera, sindaco. Bene, allora, prima di cedere la parola al primo cittadino Adamo Coppola, proseguiamo con le premiazioni, andiamo alla categoria Future Films, con il filmato che adesso la regia ma ci vediamo, farà scusa vedere. Raffaella, perdonami, vediamo un attimo gli ospiti prima. Certo, sì Gianni. Vediamo se ci sono, eccoli là. Ben trovati. Good evening everybody. Buonasera. Bene, allora regia. Il filmato. Are we there yet? Almost, kiddo. You can do this. You can do this. Hello? Hello? Hi, you must be Allison Key. I'm George. Hi, yes, and this is Theo. I know this place can be overwhelming. Give it a few days. You're gonna feel much better. The last tenant's just up and left in the middle of the night. What happened? He was a scientist or something. This little girl was diagnosed with brain cancer. This man tried everything to cure her. It was a last-ditch effort. Something about scorpion venom curing cancer. Scorpion venom? The last times that he was here, that's all he talked about. Help! 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 The monster here is you.
jackalope down here. You ever smelled one? I smelled a dead one. I've not smelled a live jackalope. Oddly enough, the live one's worse than the dead one. They're worse. Yeah. They get better. Go figure. With death. Yep. Ed è il film Bottle Monster, diretto da Marjorie De Hay, dagli Stati Uniti. Adesso andiamo a vedere invece cosa vince questo film. Complimenti! Congratulations, miglior regia per la categoria lungometraggi. Agnese. How are you feeling? So, oh my God, so overwhelmed. Thank you so much. And I know I've said this on a lot of social media, but I think this film festival has been so beautifully executed. It's so hard to do these things online. You guys have done such an amazing job. So many talented filmmakers that we've met through this time. We have been so impressed with absolutely everything that you guys, and we are truly honored. My producer, Paul Overacker, is also on the line, and we had an amazing cast and crew. So thank you. Thank you. We are so honored. We are very happy that you, you know, applied or competed in the film festival because, you know, the idea is really interesting. So we are happy for you. Congratulations again. Thank you. Thank you so much. Congratulations. Ok. Allora, ragazzi, fatemi tradurre per voi. Dunque, Marjorie è contentissima ed è molto contenta, Gianni e Raffaella, di quello che siamo riusciti a fare, ossia mettere in contatto tanti filmmakers di talento fra di loro, grazie alla nostra maniera di collegarli tutti e di intervistarli tutti, quindi sono molto molto contenti anche per questo, perché si sono potuti conoscere tra di loro e quindi siamo sicuri che nasceranno delle splendide collaborazioni in futuro. E Marjorie è contentissima, così anche Paul, il producer di questo film, il produttore, anche lui è contentissimo. E infatti anche a lui, insomma, vogliamo porre una domanda: se è soddisfatto di questa premiazione e ovviamente se gli è piaciuto il festival. Paul, are you happy with this decision? Are you happy for, you know, everything that's absolutely happened? Absolutely ecstatic. I've talked about film with Marjorie a number of times. She's written a number of scripts, and like, this was an opportunity to highlight her talent as a director, a writer, and a producer. So, I mean, I'm honored to have her direct our film. Obviously, she did a great job. Wonderful, wonderful. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Congratulations. Thank you. E dunque, già Paul è contentissimo come produttore perché ha avuto l'onore di lavorare con Marjorie, che ha scritto, ha diretto il film e quindi è veramente contento, e lui non aveva alcun dubbio sul talento di Marjorie, sapeva che Marjorie poteva realizzare una cosa del genere. Quindi sono tutti contentissimi. Infatti, io rivolgo ulteriormente i complimenti a Marjorie e al produttore, e naturalmente ci auguriamo che vengano magari ad Agropoli ad ottobre per un'altra edizione dell'Agropoli International Film Festival, magari verranno a ritirare il Delfino d'Oro. We would like to invite you for this fall. There will be another edition of this festival, and Gianni and Raffaella would love to, you know, give you this, the symbol of the city of Agropoli, which is the Golden Dolphin. And we would like to have you here with us in person so that we can, you know, honor you and award you in person. That would be amazing. Thank you. Okay. You're very, very cool. Welcome whenever you want. We are here. Oh,
Ok, si è commossa Marjorie. Sono molto contenti Gianni per l'invito, ringraziano vivamente. Vi aspettiamo, grazie e congratulazioni ancora. Bene, proseguiamo con il prossimo filmato. These are transcendent paths. Say, you ain't seen no piggies around lately, have you? I smell bacon everywhere we go. That must be the weed talking. Weed always makes you a schizoid. There's no reason for you to be paranoid. Don't worry, I'll protect you from the big, bad, hungry wolves. Listen, man, hey, don't be playing around like that, Ava. Just last Monday, I was hauled to that stinking station for looking in a jewelry store window. Ain't no nigger deserving of a burial. Not really. Pure transaction took place here tonight. Do you know that man of yours ain't white? He's pitch black, like the Negro night. All I can do is just think about all them foreigners coming in our country, just taking everything. Whoop, 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 whoop. Grabbing all our goodies. Shit. Yeah, we ain't deformed, ugly, no strange. Yet them deranged white people still treat us like we crickets, deeded to a cage. Cause I got this here nigga flicker, and I ain't afraid to use it. I love Ava. I'm sure you do. But she don't belong to you or with you. Now get rid of her. I'm on to a white skinny ass. She ain't gonna last with you. Not on my watch. I see nothing changes in these devastating parts. Welcome home, Lorna girl. Shit! I done had it. The Lord Jesus knows me for exactly what I am. Pig! I hope you die and then Satan's hell you fry. Get me off of this frigid floor. Move, motherfucker, move! Go with God. Be sanctified and let the force of Christmas past be with you. I pardon you for killing Christ, for the plague in the war in Siam, for the lack of water in the faucets, for Judas, for the effects of communism, and for the prospects of a false impeachment against the greatest president that ever lived. Yet I stand before you and forgive. Make me so sad to bitter hearts. I want to touch the stars. Footprints in the clouds that don't ever want to come down. Ed è il lungometraggio Used and Borrowed Time, diretto da Sofia Roma dagli Stati Uniti. Ma vediamo il filmato per capire qual è il premio. Congratulazioni, miglior film per il lungometraggio diretto da Sofia Roma. Congratulations, Sofia. Congratulations. Thank you so much. I'm really truly humbled. And this was a labor of love for me. And not many women get to make movies that sound very harsh. The last time I saw one was The Hurt Locker by Catherine Bigelow, and we're few and far between, but we're counted. And this was a true story about something that happened, which I tried to soften with fantasy, but the African-American experience and segregation in the 1960s, it was a conflagration of violence and
interracial love is love. So I tried to shed light on a moment in time where white supremacy was rampant, and it happened to befall the current state of the American government. And being a human rights attorney, I felt that this was a very apropos film to make, very timely and yes, moving, especially with the Black Lives Movement. And I'm so honored, yes, that we are having a Black History Month in the United States, in New York, and also because of my executive producer, Renee Leakage, who is another woman producer. And I'm so glad when women give women chances to make film. That's so important. Okay, let me translate that. Sorry, I was... Okay, Sofia è molto emozionata, molto molto emozionata, come potrete vedere, contentissima, ed è molto grata per il fatto che questo film sta ricevendo tanti premi, ed è molto opportuno che questo film sia uscito proprio in un momento tanto importante a livello storico come è stato quello del Black Lives Matter, tutto questo movimento che c'è stato negli Stati Uniti. Quindi per lei dare luce a quello che è successo solamente negli anni 60, quindi stiamo parlando di un periodo molto vicino a noi, sembra lontano ma non lo è, quindi abbiamo fatto passi da gigante, da una parte sì, da una parte no, però stiamo facendo passi nella giusta direzione per eliminare questa piaga che è appunto il razzismo. E Sofia dice che c'è un grande bisogno di donne che facciano film. Lei è molto grata per questa opportunità e vuole dare appunto l'opportunità alle donne di potersi esprimere in temi sociali importanti. Right, Sofia? Sì. Ok. Lei ha avuto una collega che appunto è stata molto importante e che l'ha influenzata. What was her name? Her name is Renee Leakage. Ok, Renee, yeah. Leakage, uh-huh, che appunto è stata molto influente per la sua direzione, insomma, per la sua carriera, ecco, e quindi lei voleva menzionarla. E come ha menzionato anche tutto il suo staff e la sua crew, i collaboratori, ringraziano tutti vivamente per questa menzione, Gianni e Raffaella. Come abbiamo fatto con gli altri ospiti di questa sera, invitiamo anche loro a venirci a trovare qui ad Agropoli, li aspettiamo. Everybody, we would like to extend you an open invitation to come to Italy, especially to our region, the Cilento, and be with us. Let's make awesome things together, and we will be waiting for you with open arms, okay? Whenever you want. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Restate ancora con noi, perché prima di salutarvi vorrei far intervenire anche il nostro primo cittadino, il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, proprio per un saluto a tutti gli ospiti, insomma, che ci hanno seguito in diretta televisiva. Sindaco. Sì, innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori, quindi a voi Gianni, Raffaella, per l'ottima iniziativa. La città di Agropoli con grande piacere dà sostegno a iniziative di carattere culturale, in questo caso cinematografico, quindi grazie per l'impegno. Avete fatto bene a invitare tutti gli ospiti di stasera, che hanno sicuramente fatto un grande lavoro. Li ringraziamo per aver partecipato al festival che porta il nome di Agropoli, e quindi, come hai fatto tu bene Raffaella, anche io voglio fare il mio invito personale a tutti coloro che hanno partecipato a venirci a trovare in città ad Agropoli. Questo si diceva prima, che è bello che le persone si incontrino tra loro, dei filmmaker che magari non si conoscevano e si sono incontrati. A maggior ragione vogliamo noi incontrare coloro che hanno lavorato a questi progetti, perché ecco, proprio in controtendenza con quello che la pandemia cerca di allontanarci, invece noi vogliamo avvicinarci, vogliamo cercare in qualche modo di stare vicino per scambiarci sensazioni, idee, per scambiarci soprattutto sentimenti positivi come quelli che abbiamo visto nei filmati. Quindi grazie veramente a tutti per aver partecipato, grazie Raffaele, grazie Gianni, e rinnovo, diciamo, a nome della città di Agropoli un invito a tutti coloro partecipati a venirci a trovare per immaginare percorsi nuovi e cose ancora nuove e più belle, se possibile. Bene, Agnese, è possibile tradurre i nostri ospiti?
Absolutamente. So for the filmmakers that have been awarded tonight the outstanding invitation of our first citizen, the mayor, Aldo Coppola, is also he's also very happy to invite you, and he's looking forward to meeting you in person and honor you in person, and also to promote an exchange of ideas and goodwill and collaboration. He is very excited, thrilled for this, you know, initiative we've had at Cilento Channel. Thank you. Amazing. Thank you so much. Agnese. It's an honor. Agnese. Yes. Pure perché il nostro sindaco porta un cognome cinematografico, ricordiamolo soprattutto ai nostri amici americani. Yes. Our first citizen, Mayor Coppola, has a very famous surname. Yeah. Especially for film. Yeah, especially for films. So, must be in the family. Yes. Okay. Ringraziamo i nostri ospiti. Prego, Agnese. Signor Sindaco, vuole aggiungere qualcosa per i nostri filmmakers? Vuole aggiungere qualcosa? No, io li ho ringraziati anche perché ho visto insomma i loro lavori, insomma effettivamente sono ben fatti. Poi io diciamo cerco di raccogliere le sensazioni che lasciano comunque sensazioni, ecco, positive, questi sentimenti positivi. È bello che arrivano questi messaggi che di cui abbiamo bisogno, di questo naturalmente li ringrazio, ecco perché mi farebbe piacere incontrarli proprio per coltivare questo tipo di rapporto. La città di Agropoli è aperta e veramente con grande piacere li ospiterà quando verranno. Io ho già per scontato che verranno, quindi ci stiamo già organizzando, quindi non possono, visto che hanno di fatto dato la disponibilità, mi arrabbierei se non venissero, quindi mi raccomando. Sindaco, posso già anticiparle che alcuni di loro hanno detto che verranno a girare nella nostra città, ma basta trovare delle aziende che possano pagarli in pasta e prosecco, quindi ci dobbiamo mettere al lavoro a questo punto. Ma non sarà difficile, se il costo è solo questo, lo faremo facilmente. Bene. Grazie al sindaco della città di Agropoli per aver presenziato a questa prima edizione del Agropoli International Film Festival, anche se non in presenza, ma grazie comunque. Bene, allora Gianni, siamo arrivati alle conclusioni di questa prima edizione, non abbiamo ancora ascoltato la tua voce dal punto di vista delle soddisfazioni personali per quanto riguarda il raggiungimento di questo obiettivo che ti eri prefissato e che a quanto pare insomma è arrivato al termine, direi con grandi soddisfazioni. Assolutamente sì, sto scontando ancora tutto lo sforzo fatto, il che non è stato difficile perché oltre 200 sono stati i film, Raffaella, iscritti al festival, 48 ne abbiamo selezionati e naturalmente ti lascio immaginare, poi anche mettersi in contatto con tutti gli artisti non è stato assolutamente facile. Io ringrazio naturalmente tutto il mio gruppo di lavoro, partendo da Agnese Mandetta che è stata la splendida coordinatrice e l'interprete per continuare insomma questo lungo lavoro con gli artisti internazionali. Ringrazio te come al solito, sempre a fianco non solo nella mia vita ma anche nel lavoro, per l'organizzazione generale, la regia di André Giaccio, i tecnici Gerry Giaccio, Daniele Romualdi, insomma davvero un gruppo straordinario. E concludo dicendo che sicuramente questa edizione doveva essere fatta nel 2020, abbiamo ritenuto opportuno realizzarla in questo mese di febbraio e ci auguriamo, anzi ne sono convinto, che a ottobre per la prossima edizione saremo tutti in presenza per abbracciare, ecco, i nostri amici autori e creare delle sinergie straordinarie per migliorare e soprattutto incrementare la cultura in tutto il mondo.
Bene, grazie Gianni, complimenti per il tuo lavoro, grazie anche ad Agnese Mandetta che ci affianca e grazie anche a tutti gli ospiti, insomma, che hanno partecipato a questa prima edizione. Grazie ancora al sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, al delegato alla cultura Francesco Crispino e grazie ancora a tutti i telespettatori che ci hanno seguito in diretta televisiva. Buon proseguimento con i nostri programmi televisivi. Arrivederci.